Ciao a tutti, oggi con questo tutorial vorrei spiegarvi l'environment e toglierci un po' la paura in questo posto in cui si può processare il MIDI in maniera avanzata. L'environment è una rappresentazione dei nostri canali audio e MIDI in Logic e ci permette di cablare il nostro MIDI, i nostri software instrument in signal routing complessi che ci permettono anche di trasformare e aumentare il potenziale della nostra musica. L'environment può anche non essere mai aperto per produrre con Logic, ma secondo me conoscerlo ci permette di avere un controllo in più sul nostro software. Allora, innanzitutto, l'environment in versioni precedenti alla 10.7.3 si trovava comodamente nel menu Window. Dice adesso, come vedete, non c'è più. Quindi dalla 10.7.3 per accedere all'environment dobbiamo premere Command 0. Ed ecco che qua vediamo una rappresentazione nel layer mixer, una rappresentazione del mixer del nostro Logic, dove noi vedremo la traccia audio 1, una traccia preview che ci permette di preascoltare ciò che viene nella traccia audio 1. E la traccia click, che di solito è nascosta e si trova nel canale all, nella visualizzazione all. Eccola qua. Continuo a premere Command 0 nel mentre. E poi la traccia stereo out e la traccia master. Ora, questa è la visualizzazione del mixer, ma se io voglio lavorare con Logic, se vado a una visualizzazione click and ports e vado a creare una traccia software instrument a cui vado a segnare un semplice suono di piano, semplice tra virgolette, ecco che io qua nella mia traccia di Logic, nell'environment, vedrò il physical input, che è la mia traccia Steinway gran piano, che va alle note, che va all'input notes, che sarebbe il mio controller, in questo momento la musical typing, che mi va nell'input view e mi va poi in automatico al sequencer input. Se io tolgo un cavo, tipo se io scablassi questo e lo cancellassi, non avrei proprio più collegamento, quindi vedete che qua posso veramente scollegare Logic e farlo diventare quello che voglio io. Io adesso voglio creare un routing per farvi vedere un po' di funzionalità che possiamo avere con Logic, e creerò un nuovo layer, un nuovo strato visivo che mi permetterà di fare delle cose e di operare lì all'interno. Per farlo vado su Crea nuovo layer, collochiamo Rename MIDI Complex Routing e qua vado a metterci degli oggetti. Andando su New, il primo oggetto che metterò sarà il monitor. Ecco qua, il mio MIDI monitor, che mi permetterà di vedere le attività che farò con i miei oggetti. La prima cosa che devo fare è assegnare a questo monitor un qualcosa. Ricordiamoci che siamo in un layer parallelo, quindi per assegnargli il canale, ad esempio, del piano, clicco su questo piccolo simbolo di uscita, premo Option e vado a dirgli Mixer, Software Instrument, Steinway Gran Piano. Ed ecco che qua vedete questo cavo che va
verso un altro posto che praticamente mi sta dicendo che sta andando dove gli ho detto io, e adesso vado qua a dirgli, invece che chiamarsi monitor, posso anche usare il text tool con marchi tool, tu piano, sta andando al pianoforte. Adesso cosa faccio? Vado ad aggiungerci un altro oggetto, che può essere un arpeggiatore. Vado qua, oggetto arpeggiatore, eccolo qua. Gli oggetti io posso colorarli, option C, questo oggetto qua lo coloro di rosso e adesso il mio oggetto arpeggiatore andrò a cablarlo in uscita dall'arpeggiatore e in ingresso al mio pianoforte. Se io adesso vado in play e suono delle note, questo non andrà da nessuna parte perché io l'arpeggiatore dovrò assegnarlo all'arpeggiatore. A una traccia arpeggiatore per farlo c'è il canale MIDI through, c'è il tool MIDI through. Io faccio doppio clic qua e qua vado, gli ho assegnato l'arpeggiatore. Vedete che praticamente quando sono in play, l'arpeggiatore. Quindi se non sono in play nel progetto, l'arpeggiatore non funziona, ma se sono in play, andrà alla risoluzione che dirò io, in modalità. Andiamo a terzine. Ed ecco che sto creando un arpeggio. Ma non è finita qua, adesso questo è solo l'ABC. Io adesso cosa che farò? Andrò a creare un altro oggetto, ad esempio il Chord Memorizer, che troviamo qua. New Chord Memorizer, ed ecco che ho creato un nuovo oggetto. Lo vado a colorare di giallo. E cosa le dico? Collego anche il Chord Memorizer che metto qua sopra al mio MIDI monitor che va al piano. Faccio doppio clic al mio Chord Memorizer e vedete che nella parte alta ci sono le note che premo, a cui corrispondo le note sotto. Io posso fare in modo, ad esempio, se io premo il Do C3, che mi faccia un accordo maggiore. Gli do l'ok. Quindi se io premo qua, mi fa un accordo maggiore. Se io premo Re, che mi faccia un Re maggiore. Se io premo il Mi, che mi faccia un Mi maggiore. E così via. Adesso vado a fare soltanto un po' di accordi. Di accordi maggiori. Fino al. Ok. Ok, ho fatto accordi maggiori fino a, dal Do 3 fino al Do 4. Do l'ok. Allora, praticamente cosa succede adesso? Che io, assegnando questo al Chord Memorizer, e lo posso fare anche dalla library. Ecco qua. E adesso premendo. Vado in play. Non sta facendo quello che voglio io, capiamo perché.
perché forse questo dovrei collegarlo qui. Ecco qua. Sì, tu mi vai qua. Ok, quindi c'ho il memorizer che mi va via qui. Appeggiatore che mi va qui e c'ho il memorizer che mi va qui. Posso metterci anche delle linee di delay, ad esempio. Posso mettere una linea di delay che mi fa un po' di ritardo. Quindi questa, collegarla qui. E questo lo vado a collegare qui. La linea di delay che mi fa un po' di ritardo. Adesso li faccio fare almeno 3 ripetizioni con una velocity che va a calare. Ecco che va a calare la mia velocity. Poi posso creare anche cose più complesse. Ad esempio, gli posso dire, faccio una nuova traccia Software Instrument, vado a metterci ad esempio un basso. Ok, qua ho fatto un basso. Chiudiamo il mixer. E qua togliamo questo. Ecco qua, vado a crearmi un nuovo input monitor che mando al mio basso. Quindi premo Option, Mixer, Software Instrument, basso. Questo lo chiamo To Bass. Qua vado a crearmi un altro arpeggiatore che vado a mettere qua, il colore di Bordeaux. Cosa posso fare? Posso creare un oggetto transform. Cosa fa l'oggetto transform? L'oggetto transform posso ad esempio metterlo qua e dirgli se il segnale che c'è qua è più alto di, ad esempio, della nota minore uguale al C4 o al C5, mi andrai qua sopra, altrimenti mi andrai qua sotto. Questo delay lo metto qua. Quindi cosa succederà? Nel caso che, e qua li devo dire però, la condizione è vera nel cavo più alto, quindi nel caso che sia sotto i C5 andrà a suonare il piano, altrimenti suonerà il basso. Vediamo un po'. Sì, però se magari vado qua è meglio. Ecco qua, che sta suonando. Il basso. Adesso però devo dire a livello di regione di basso, che mi faccia una trasposizione più bassa se non si capisce niente. Ad esempio una cosa di questo tipo. Quindi se io suono Io sono tipo al C2, sto sbagliando
Io, perché qua ho letto il transpose nel MIDI default a 0, invece dovrebbe essere così. Ecco qua. Il basso, che deve essere soltanto il basso, che deve essere trasposto più basso e non il MIDI default. Ecco qua. Adesso dovremmo esserci. Eccoci qua. Mi supero il C5, sto andando al basso, adesso vado in play, che ci sarà anche l'arpeggiatore. Poi ci sono altri oggetti che io posso mettere, ad esempio il cable switcher. Se vado qua, sotto Fader Special, c'è il cable switcher. Il cable switcher mi permette di switchare letteralmente i cavi in base a delle condizioni che voglio io, vedete? Faccio doppio clic sul cable switcher e ad esempio gli posso dire doppio clic su cable switcher style come testo range 0 e 1. Io qua faccio un cavo che va qua e un cavo che mi va qua, e quando faccio doppio clic posso dire al piano, tu piano piano, meglio piano bass, e quindi io cliccandoci sopra piano bass volevo allargare un po' questo, no? Ecco che ce l'ho fatta. Vedete che questo è un cable switcher a tutti gli effetti. Se io clicco sopra mi farà lo switch, e vedete che tutte queste cose qua io lo posso poi andare a modificare, a pilotare come ci ho voglia per fare il routing che mi interessa. C'è il channel splitter, dove io posso splittare il canale, ci sono il MIDI instrument, il click, sono molte le cose che si possono fare nell'environment. È un bel giocattolo, non, ripeto, non è necessario per forza di cose doverlo conoscere, però un overview e sapere tutte le possibilità che ci sono, secondo me è importante che ce l'abbiate. Grazie per l'ascolto, vi auguro a tutti una buona giornata, seguitemi se volete altri video di questo tipo e accetto anche le vostre richieste, auguro a tutti buona giornata, ciao ciao ciao.